In quel tempo Giovanni proclamava: Viene dopo di me colui che è più forte di me. Io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo. Ed ecco, in quei giorni Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E subito, uscendo dall'acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba, e venne una voce dal cielo: Tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Quest'anno le feste del periodo di Natale sono così ravvicinate che quasi si confondono. Questa domenica, per esempio, festa della Santa Famiglia, coincide con l'ultimo giorno dell'anno, che è caratterizzato dal Te Deum. Noi ti lodiamo, Signore, noi ti ringraziamo, o nostro Padre. È il ringraziamento che sgorga dal cuore, quasi come un bisogno del nostro cuore, al termine di un anno, ritenendo proprio che nella nostra vita noi siamo avvolti dall'amore di Dio, ritenendo che pur nelle difficoltà, nelle sofferenze, Egli è presente con la sua cura amorevole, ritenendo davvero che nella nostra vita tutto è dono, tutto è grazia. Ecco, in questo contesto si inserisce molto bene questa festa della Sacra Famiglia. È il Vangelo che commentiamo da questa bella chiesa del Mas. Vediamo proprio di meditare su questa famiglia. È una famiglia che si reca al tempio portando il bambino appena nato per ringraziare, per presentarlo al Signore. Maria e Giuseppe compiono un gesto molto antico che ricorda la libertà, la liberazione dall'Egitto, quando Dio disse: ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. E allora qual è il senso di questo gesto? In chiara dissonanza con il diritto romano che considerava il figlio come proprietà dei genitori, la tradizione ebraica lo considerava invece un dono di Dio. Riconoscere la vita come un dono e non una proprietà ci porta a rispettare l'originalità di ogni persona, i diritti di ogni persona, la dignità, una lezione di cui il mondo d'oggi, che gioca con la vita e con la morte, ha urgente bisogno. Apri il tuo cuore e preparati all'avvento del regno. Purifica i giovani, perché è peccato contro la legge. Che quest'acqua purifichi il tuo spirito. Vai in pace. Perdonami, ho peccato. Aiutami ad essere forte. Sii forte, sorella. Questa festa della Sacra Famiglia cade nel bel mezzo del periodo natalizio, quasi a richiamarci che Dio viene. Abbiamo qui il presepio. Ecco, c'è chi lo accoglie e c'è chi non lo accoglie. Lo si può accogliere o non accogliere. Non lo accoglie l'imperatore e il governatore, che sono troppo presi a contare i loro sudditi, quasi fossero degli oggetti. Non lo accoglie Erode, che teme la venuta di un Dio come se fosse
un concorrente. Non l'accolgono i sacerdoti, tutti presi nel loro piccolo mondo. Non c'è la brava gente di Betlemme, travolta dalla dimenticanza, dalle tante cose. Dio viene, c'è chi non se ne accorge, ma c'è anche chi se ne accorge. Ed ecco qui che abbiamo Maria, la madre che porta Dio al mondo. Giuseppe, il sognatore che mette da parte i suoi progetti per obbedire a Dio. Abbiamo i pastori, gli zingari di Dio, ai quali viene annunciato per primi la nascita di quel bambino. E poi i magi, inquieti, cercatori della verità di Dio, come siamo a volte anche tanti di noi. Ma nel Vangelo di questa ultima domenica dell'anno c'è ancora una figura, una persona che accoglie Dio. È un anziano di nome Simeone, uomo giusto e pio, dice il Vangelo. Noi diremo oggi una di quelle persone che sono anche nelle nostre parrocchie, che sono presenti, che fanno del bene, nascostamente, umilmente, ma guai se non ci fossero. Ce ne sono sempre meno anche di queste. Uomini e donne con una vita interiore grande, con la capacità di ascoltare lo Spirito e di farsi condurre da Lui. Per ben tre volte nel Vangelo si cita lo Spirito Santo in riferimento a Simeone, lo rassicura, gli promette e lo fa uscire di casa per salire al Tempio. Sono io che devo essere battezzato da te. E tu vieni da me. Così deve essere. Dobbiamo compiere quello che è giusto. Sei il mio figlio prediletto. In te mi sono compiaciuto. Simeone ci insegna alcune cose importanti. Prima di tutto, che la vita di preghiera è una dimensione essenziale di ciascuno di noi. Il credente è uno che attende proprio la luce dello Spirito, che contempla, che prega, perché sa che lo Spirito lo illumina, lo istruisce, lo conduce. Simeone aspetta la fine dei suoi giorni, però coltiva ancora nel cuore una grande speranza: vedere il Cristo Signore. Finché un giorno, come tutti gli altri, li vede. Questa coppia spaesata, visibilmente in difficoltà, giovane, che non sa dove andare con quel bimbo in braccio. Molti li vedono in quel via vai che è il Tempio, ma solo lui li sa riconoscere. Solo lui capisce perché. Perché il suo cuore è abitato dallo Spirito Santo. E allora si avvicina, sorride, lo prende in mano con gentilezza e con commozione ed esprime quella preghiera bellissima. Ora lascia, Signore, che il tuo servo vada in pace, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza preparata da te davanti a tutti i popoli. In un piccolo bambino,
una vita da aspettare finché avviene l'incontro che dà senso a tutta la vita. Ecco, l'incontro con Dio dà senso a tutta la vita. Simeone, anziano ma giovane dentro, mi fa tenerezza e mi porta a pensare ai nostri anziani in questo periodo di feste, a quelli che sono soli nelle loro case, a quelli che sono da soli nelle case di riposo. Che tristezza. Un grazie, una carezza vogliamo dare proprio ai nostri anziani e a tutti, augurare un anno nuovo, che sia un anno ricco di attenzione, ricco di gioia, ricco di pace. Buon anno, fratello e sorella. Signore Gesù Cristo, che mediante il battesimo ci hai resi i tuoi figli, fa che portiamo il tuo nome con coraggio, dimostrandoci in tutto cristiani. Ricolmi del tuo spirito, fa che ognuno di noi sia un lieto annunzio per tutti i cuori affranti e sfiduciati.